Grazie Presidente. Finalmente con questa mozione che per la maggioranza è a prima firma dell'onorevole Enrico Borghi, che ringrazio, e sottoscritta per Leo anche dal nostro capogruppo Fornaro, il Parlamento torna a parlare di aree rurali, montane e periferiche, di aree interne e piccoli comuni. Lo fa, Presidente, sulla base della nostra Costituzione, che prescrive un uso razionale del suolo, la realizzazione di rapporti sociali equi e prevede che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, perché la tutela di queste aree ha un carattere di interesse nazionale. E lo fa per chiedere la promozione di uno sviluppo equilibrato e sostenibile, per chiedere che la salvaguardia di questa Italia cosiddetta minore sia considerata per quello che è, uno straordinario potenziale di benessere per tutto il nostro Paese. Dicevo, si torna a parlare di questa parte del Paese dopo la legge sui piccoli comuni, la numero 158 del 2017, a prima firma di Ermete Realacci. È stato ricordato una legge che ha avuto 16 anni di cammino, una legge in larga parte ancora da attuare, ma che intanto ha significato per tanti piccoli centri del nostro Paese il mantenimento di servizi essenziali, quali i presidi postali, e ha dato nuovi strumenti di tutela e sviluppo agli enti locali. E dove le istituzioni sono state più attente e sensibili al tema e hanno saputo cogliere le opportunità della legge, come la Regione Lazio, che ha istituito un ufficio di scopo di piccoli comuni e contratti di fiumi, questa legge ha segnato anche appunto una via possibile. Occuparsi di aree interne, montane e rurali significa mantenere quel presidio del territorio così importante nel contrasto al rischio idrogeologico. Significa prendersi cura dei beni comuni, conservare campi produttivi, tenere vive le comunità, contrastare lo spopolamento. E ancora significa servare in buona salute i sistemi rurale e montano, che sono strategici nel fornire cibo, aria, acqua e materie prime. Da qui, insomma, passa un pezzo importante della cosiddetta green economy. Ma soprattutto perché i 5.552 piccoli comuni censiti al 1 gennaio 2017, il 69,7% del totale delle nostre municipalità, rappresentano una caratteristica specifica e unica del nostro Paese. Perché l'Italia dei Borghi custodisce la nostra identità, un patrimonio storico, artistico e naturalistico prezioso e diffuso, i nostri talenti e le nostre eccellenze, e rappresenta una grande opportunità di benessere e futuro. Perché aiutare questa Italia è una scommessa sulle cose che rendono il nostro paese unico. Penso alla bellezza, al paesaggio, alla storia, alla coesione sociale, alla qualità della vita, al legame con i territori, alla creatività. Una scommessa che deve comprendere anche lo sforzo coordinato delle istituzioni per consentire anche a questa parte del Paese di usufruire delle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e dei servizi che si danno per scontati invece nelle aree metropolitane. Una visione che Legambiente ha portato avanti per anni insieme a tanti compagni di viaggio, associazioni, sindaci, comunità locali, e che questa mozione sposa in pieno. Nelle nostre aree interne, rurali e montane, i nostri piccoli borghi amministrano più della metà del territorio nazionale, producono tanta parte di quel made in Italy apprezzato nel mondo, vino e prodotti agroalimentari in primis, e sempre l'Italia cosiddetta minore è quella parte del Paese che sperimenta le buone pratiche più innovative in fatto di rinnovabili e comunità energetiche, economia verde, riciclo dei rifiuti, integrazione e resistenza sociale. Si pensi ai nostri comuni 100% rinnovabili, dove cioè il fabbisogno energetico dei residenti è soddisfatto al 100% da fonti pulite. Hanno nomi come Montieri, Badia, Prato allo Stelvio, Santa Fiora o Vipiteno, ossia piccole amministrazioni. Sono tante le storie di innovazione sociale e tecnologica, di integrazione di turismo sostenibile, di economia circolare, rigenerazione edilizia e nuova imprenditoria verde che si incontrano nei piccoli comuni. Come Flumini Maggiore, in provincia di Carbonia Iglesias, 3.000 anime e molte case sfitte, dove è partito un progetto di welfare diffuso per gli over 65, attraverso la creazione di una cooperativa di comunità capace anche di produrre e distribuire rinnovabili. O San Lorenzo Bellizzi, in provincia di Cosenza, poco più di 660 abitanti, la cui amministrazione ha investito nel fotovoltaico, e quasi 2/3 degli edifici pubblici ospitano oggi impianti solari fotovoltaici, e il comune redistribuisce gli introiti del conto energia alla cittadinanza attraverso l'esenzione della TASI. Inoltre, con la vendita dell'energia prodotta, sono stati già azzerati i tributi comunali destinati alla ristrutturazione degli immobili del centro storico. Insomma,
tante esperienze che fanno di quest'Italia anche un racconto possibile di come sviluppare la green economy e comunità più forti e più coese. L'Italia dei borghi, insomma, offre numerose esperienze di innovazione che disegnano i contorni di un possibile cambio di passo verso un futuro di benessere e sostenibilità, capace di disegnare un argine allo storico abbandono, invecchiamento e spopolamento dei piccoli centri, considerando che in questi luoghi si conta al 2030 un anziano ogni 3 persone e 3 anziani per ogni bambino, ma anche una casa vuota ogni 2 occupate. Solo il 15% di quelle disponibili ospiterebbero 300.000 abitanti e le opere di adeguamento edilizie potrebbero valere 2 miliardi di euro nella rigenerazione e decine di migliaia di nuovi addetti. Inoltre, utilizzando un quarto delle superfici coltivate abbandonate negli ultimi 20 anni, avremo 125.000 nuove aziende agricole di 12 ettari ciascuna, assecondando un già marcato ritorno all'agricoltura di eccellenza italiana. Per ragionare di futuro, la capacità di innovazione sociale, digitale e iniziativa di questi territori è fondamentale e va accompagnata con serie politiche di sistema, come agevolazione all'impresa locale di prossimità, all'impresa digitale e alla residenzialità. La stessa ispirazione, ossia fare di queste aree un elemento centrale nello sviluppo di tutto il Paese, coniugando tradizione e innovazione, si ritrova anche nella mozione approvata il 3 ottobre 2018 dal Parlamento europeo. E però queste aree sono fragili, vivono difficoltà specifiche e per questo vanno sostenute con strumenti specifici e cura particolare. Per fare un esempio, un quarto della popolazione rurale, montana e delle aree interne non ha accesso a internet ad alta velocità e ha grandi problemi a vedere la TV o ascoltare la radio. Ma senza internet non sarebbe mai stato possibile che un sarto di un piccolo comune come Ginosia di Puglia riuscisse a vendere le sue camicie artigianali fino in Giappone. Per questo la citata legge sui piccoli comuni prevede non solo misure per conservare, ma anche misure per facilitare nuove forme di economia, puntando sulla banda larga, sul riuso del patrimonio urbanistico dismesso, su innovazione e qualità, tutti fattori che rendono più competitivo il tessuto produttivo. E per questi motivi, oltre che per evidenti ritardi nell'attuazione di questa legge, la mozione che oggi stiamo discutendo chiede che attraverso l'azione del Governo e del Parlamento l'Italia promuova lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, che garantisca l'equilibrio demografico del Paese favorendo la residenza di cittadini e imprese nelle zone montane e rurali, attraverso impegni puntuali per il Governo. Ne sottolineo alcuni perché sono importanti. La mozione impegna infatti l'esecutivo ad adottare le iniziative necessarie a realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato del Paese, costruendo un quadro giuridico di sviluppo delle aree interne, rurali e montane, mediante specifiche politiche nazionali incentrate sulle esigenze di tali territori, puntando decisamente a un modello di sviluppo sostenibile basato sulla green economy. Il Governo dovrà poi costruire una strategia specifica per le aree interne, rurali e montane, a partire dalla convocazione degli Stati Generali della Montagna. E su modello di quanto già fatto per le aree urbane e metropolitane si dovrà lavorare a livello europeo per la creazione nel nuovo periodo di programmazione dei fondi di coesione 2021-2027 di un fondo per il finanziamento di politiche specifiche per le aree interne rurali e montane. L'esecutivo dovrà essere capace di coordinare le politiche nazionali e quelle europee per garantire una crescita sociale ed economica intelligente, sostenibile ed inclusiva di questa parte del Paese, per promuovere l'inclusione sociale e la riduzione del divario digitale, la massima interazione tra i territori e in particolare tra aree interne e urbane. La mozione impegna infine, finalmente, il Governo ad attuare la legge 158 del 2017, approvando in tempi rapidi i relativi decreti attuativi, ad estendere la strategia nazionale per le aree interne a tutte le zone montane alpine e appenniniche italiane, individuando a tale fine fondi europei, nazionali e regionali della programmazione 2014-2020 e un PON specifico sulla programmazione dell'Unione Europea 2021-2027. Per accelerare la capacità di spesa delle risorse disponibili si chiede un coordinamento tra i ministeri competenti. All'esecutivo anche il compito di adottare iniziative per individuare già nella legge di bilancio 2021 una dotazione di 100 milioni per i prossimi 5 anni da destinare al Fondo Nazionale per la Montagna. Insomma, questa è la strategia che il Governo dovrà perseguire per dimostrare che questo pezzo di Paese ha in sé le chiavi di un futuro sostenibile, di qualità e soprattutto possibile.